Reazione a catena, lacrime e sorprese in diretta televisiva. Uno scontro che ha messo alla prova il predominio delle Le Tre Elode, le campionesse che da settimane, gioco dopo gioco, dominano la trasmissione presentata da Marco Liorni. Una delle puntate più coinvolgenti del celebre programma. Reazione a catena continua a stupire, intrattenendo migliaia di telespettatori. Un episodio eccezionale trasmesso ieri su Rai 1, una sfida avvincente che ha messo in discussione il predominio delle Tre Elode. Queste ultime hanno affrontato non poche difficoltà nel superare gli avversari, i talentuosi, Tre sul sofà. Le Tre Elode hanno alla fine trionfato, ma è stata una vittoria conquistata sul filo del rasoio, suscitando diverse reazioni nel team. Una delle tre concorrenti, Marianna, non ha potuto trattenere le lacrime. Sono lacrime di gioia, è una liberazione, ha commentato Marco Liorni, il presentatore del programma, il quale prima dell'ultima fase del gioco ha toccato simbolicamente una lacrima della partecipante dicendo: "Toccare le lacrime porta fortuna". Nonostante le difficoltà, le Tre Elode hanno conquistato la vittoria, portando a casa una considerevole somma di 152.000 euro. A causa di alcuni errori nell'ultima fase, forse dovuti all'emozione del momento, il montepremi si è ridotto a 4.000 euro. Le tre ragazze sono riuscite a guadagnare 2.375 euro durante la fase finale, dopo l'acquisto del terzo elemento. Ora resta da vedere quanto ancora le vedremo in televisione, continuando a incantare il pubblico con la loro abilità e astuzia.